Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Andrebbe fatta una programmazione che non c'è in questo decreto. Effettivamente è un decreto di spesa che copre solo 3 mesi, una cosa insomma minimale, che non affronta quello che dovrebbe essere appunto una visione strategica di quelli che sono gli impieghi dei militari sugli scenari internazionali. Ce ne sono alcuni che andrebbero chiusi definitivamente, anche perché sono pericolosi, vediamo in Libano, e le cosiddette missioni balneari tipo quella di Cipro. Noi ne abbiamo chiesto la chiusura, abbiamo 4 persone lì che ci costano centinaia e centinaia di migliaia di euro, non si capisce bene che cosa stiano facendo, o come il rappresentante diciamo al confine turco-siriano, come se un rappresentante diplomatico che ci costa 250.000 euro potesse in qualche modo risolvere la crisi siriana. Programmazione e gestione più ordinata delle operazioni all'estero per noi significano essenzialmente selezionare gli interventi secondo l'effettiva capacità finanziaria di sostenerli nell'arco dell'anno, tenendo ovviamente conto dell'importanza degli obiettivi perseguibili attraverso il loro svolgimento. Come noto, noi siamo per portare a casa i nostri soldati dal Libano, siamo per una riduzione forte in Afghanistan e anche per l'eliminazione, perché sono ormai scenari che non so quanto utilità possano dare i nostri soldati in quei luoghi. Forse sono molto più a rischio che non l'utilità che essi danno. La Lega Nord infatti non è pregiudizialmente contraria alle missioni internazionali delle forze armate in quanto tali, ma discrimina valutandone nel merito l'opportunità momento per momento alla luce di 2 parametri fondamentali: gli interessi perseguiti concretamente dai singoli interventi e la loro compatibilità con le condizioni generali della finanza pubblica. Quando i soldi scarseggiano, si fanno delle scelte, si identificano delle priorità e si tagliano i rami secchi. Dovremmo farlo anche in relazione alle missioni, che sono troppe, disperse in mille rivoli e spesso parcializzate in contingenti che non possono garantire al paese nessun ritorno politico. È inutile avere militari sparsi qua e là con costi enormi, peraltro anche con attività politica che poi non li protegge e non li sostiene, come abbiamo visto nel caso dei Marò abbandonati in India. La nuova frontiera è qui, dove arrivano dal Mediterraneo centinaia di migliaia di persone che premono e ci sono le frontiere sguarnite. Quindi riporti il governo tutti i nostri militari a casa e li metta a protezione del nostro confine, a partire da quello meridionale verso l'Africa. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.